Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Alessia e questo è Polvere di Viole. Riniziamo subito il nuovo anno con una nuova selezione di profumi e oggi parliamo di fragranze speziate orientali. Una tipologia di fragranze di cui non vi ho mai parlato nello specifico, che mi piace molto, una tipologia appunto che apprezzo molto. Il primo profumo con cui voglio iniziare questa selezione è una fragranza storica che ha fatto la storia della profumeria e che, benché sia stata lanciata sul mercato nel 1971, è ancora oggi un grande classico e sto parlando di Aromatic Elixir di Clinique. Una fragranza che conosco benissimo perché è la fragranza firma di una persona a me molto cara e quindi la conosco davvero perfettamente, anche se non ho una fragranza, non ho diciamo un flacone proprio mio, ma è in casa mia da sempre praticamente. Una fragranza stupenda. Scusate se sentite un po' di rumorini, ma ovviamente c'è Hilde che vedendo che stavo per registrare un video si sta no, ingegnando per sabotarlo. Ma continuiamo. Allora, Aromatic Elixir è una fragranza che appartiene al gruppo Cypre, quindi è una fragranza appunto Cypre con delle caratteristiche che la accomunano a questa tipologia di profumi, quindi sicuramente la forza, la grinta e la robustezza dei profumi Cypre. È un profumo aromatico, legnoso, ma anche speziato, caldo, avvolgente. La sua piramide è molto ricca, è molto strutturata, contiene tantissime note e adesso ve ne leggo alcune. Abbiamo la camomilla, il cardamomo, abbiamo il geranio, bergamotto, garofano, rosa, ylang-ylang, rizoma d'iris, gelsomino, tuberosa, muschio di quercia, patchouli, incenso, vetiver, sandalo e muschio. E tra l'altro ho tralasciato alcune altre note, quindi è una fragranza come vedete molto molto ricca. Opulenta sicuramente, che appena spruzzata ci travolge, è proprio una deflagrazione, davvero un'esplosione di sentori aromatici. Fa subito, secondo me, venire in mente il profumo anche della campagna, dei sentori verdi, ma allo stesso tempo caldi, quindi non verdi, freddi o umidi, ma molto caldi, lussureggianti, insomma una campagna baciata dalla luce, magari diciamo del sole, del tramonto, di un tramonto dorato. Sono sicura che molti di voi lo conoscono e non lo amano. In effetti questo è un profumo che polarizza tantissimo, c'è chi lo ama e chi lo odia, ma secondo me, se vogliamo fare un'esperienza davvero edificante del profumo in generale, non solo di Aromatic, ma del profumo in generale, dobbiamo un po' lasciare indietro le associazioni, i ricordi, dobbiamo un po', come dire, studiarlo, sentirlo come se fosse la prima volta. E solo così lo riusciamo davvero ad apprezzare, e in generale riusciamo ad apprezzare fragranze da un lato molto note e dall'altro anche complesse in un certo senso. Quindi appunto l'apertura è molto forte, tenace, si sentono tantissimi sentori come se tutta la piramide ci venisse contro sostanzialmente, e si sente già un sentore quasi amaro dato dal muschio di quercia, quindi inizialmente strong, forte, tenace, ma piano piano, diciamo con il passare del tempo, il profumo fa un switch, cioè cambia in maniera abbastanza importante, e il dry down, che secondo me si apprezza dopo un'oretta circa, è qualcosa di, secondo me, paradisiaco, davvero elegantissimo, sicuramente opulento, sicuramente importante, ma emerge fuori, cioè esce fuori anche un bouquet floreale molto molto delicato e quindi molto diverso rispetto proprio alla forza, alla robustezza dell'inizio del profumo. Quindi, almeno sulla mia pelle, ma anche sulla pelle di altre persone su cui ho sentito la fragranza, il dry down è, io lo sento talcato, morbido, accogliente. Secondo me esce fuori un bouquet dominato dalla rosa, ma non soltanto, e soprattutto di un'eleganza, di una finezza, secondo me, difficili da eguagliare. Una fragranza meravigliosa, secondo me, questa. Ed è ovviamente anche appunto speziata, ma non eccessivamente, cioè non è un profumo che guarda tanto all'Oriente, è uno speziato però più verso il Cypre. Passiamo alla prossima fragranza, che secondo me è veramente una chicca. Secondo me questo è proprio un gioiellino che ci arriva dagli anni 90, dal 92, ed è Cashmere di Chopard. Questo profumo è secondo me delizioso, davvero bellissimo, ed è un po' più ispirato, come vedete già dal flacone,
all'Oriente, guarda proprio a scenari da Mille e una notte, da Aladdin, da Fiaba, appunto orientale. Bellissimo il flacone, soprattutto il tappo appunto termina con questa punta, quindi come se volesse in effetti emulare, comunque guardare alle coperture magari delle moschee, quindi davvero molto molto bello già il flacone, stupendo. Ma anche la fragranza non è da meno, appunto è del 1992, è una fragranza prima di tutto vanigliata, ambrata e speziata, uno speziato caldo, avvolgente, secondo me è proprio la fragranza dell'autunno, ma anche dell'inverno sicuramente. Ha un'apertura fruttata, o almeno così è in base alle note che troviamo, infatti abbiamo la pesca, abbiamo l'albicocca, il cocco e il mango, però vi dico subito che questa apertura, almeno al mio naso, non è che si senta tanto, magari contribuisce a dare quella dolcezza, alla rotondità che la fragranza poi è, che appartiene alla fragranza. Troviamo poi la cannella, il gelsomino e il mughetto, e poi una base bellissima, molto calda, proprio come una stola di cashmere, con vaniglia, benzoino, fava tonka, opoponax, ambra, sandalo, patchouli. L'opoponax è una mirra dolce. Sicuramente questo è un profumo che avrete sentito, anche perché Tesori d'Oriente, con la fragranza mirra, se non sbaglio, si è ispirato a cashmere ed è un profumo che ha avuto tantissimo successo. Una fragranza, come vi dicevo, principalmente vanigliata, quindi perfetta davvero per gli amanti delle fragranze vanigliate. Ma un'altra nota che io sento moltissimo è la cannella e poi il sandalo e la mirra. Una mirra dolce, appunto accogliente, davvero meravigliosa. Sicuramente questa è una fragranza ispirata all'Oriente, ai sentori orientali, ma almeno secondo la mia opinione è ovvio, cioè è sottinteso che sia un'interpretazione tutta occidentale di questo Oriente. Infatti, diciamo, tante dai sentori che possiamo ritrovare nei profumi di gran moda oggi, ad esempio mi viene in mente Chagall Oud, ed è per questo forse che mi piace così tanto. La fragranza principalmente vanigliata, molto molto bella, sicuramente nel corso del tempo e con le riformulazioni ha un po' perso la sua profondità, il suo essere avvolgente, nonostante lo sia ancora, però la durata, appunto, se ecco, se andiamo a parlare della durata, ad esempio la durata di questo profumo che ho comprato qualche anno fa non è eccezionale, anche se si trova a un prezzo abbastanza abbordabile, abbastanza fattibile in profumeria, però sono sicura che nel 92, negli anni 90, avrà avuto una profondità, una morbidezza ben diversa rispetto a quella che ha oggi, pur rimanendo un capolavoro, e quindi non mi resta che consigliarvi di andare a sentire Cashmere di Chopard. E restando in tema di fragranze vanigliate, quindi costruite intorno a una nota centrale di vaniglia, vi parlo di una fragranza ed è la Maison de la Vanille, che è una maison di nicchia, e si chiama Absolue de Vanille. Questo è un profumo dove, ancora una volta, la nota della vaniglia è proprio circondata da una serie di note calde, speziate, super avvolgenti, e che sono, cioè fanno sì che questo profumo sia un profumo di ispirazione orientale, cioè che guarda molto a un'atmosfera orientale. Tutte le vaniglie che ho provato di questa maison non sono delle vaniglie in purezza, semplici tra virgolette, ma sono proprio arricchite da tutta una serie di componenti che le rendono speziate e calde, avvolgenti. Il profumo contiene ovviamente note di vaniglia, ma anche di opoponax, di benzoino, patchouli e fava tonka. E in effetti, quando spruzziamo il profumo, le prime note che raggiungono il nostro naso sono in effetti queste diciamo resinose, speziate calde, come la mirra dolce, ma anche ad esempio il benzoino. Tant'è che nelle recensioni leggevo che effettivamente la vaniglia qui sì c'è, ma è un po' adombrata dall'opulenza di queste note speziate. È un profumo che mi ha ricordato una fragranza di erbolario, che non ricordo, adesso non ricordo il nome, però sì, era una fragranza al sandalo, comunque qualcosa di molto orientaleggiante, però bellissima. Secondo me anche Absolue de Vanille, perfetta per l'autunno e per l'inverno, molto avvolgente, bellissima. E comunque la vaniglia c'è, la vaniglia è proprio la base su cui poi vanno proprio a disporsi tutti gli altri elementi. Lui su di me ha un'ottima durata, anche se tenete conto che l'ho provato da un sample, quindi
sicuramente l'esperienza è diversa rispetto poi a quando un profumo, quando nebulizziamo un profumo su di noi, però mi sembra che sia veramente buona anche la persistenza. E procediamo con un'altra fragranza che è più una fragranza floreale ambrata e speziata calda, ed è il Coco Eau de Parfum di Chanel. Questo profumo ho parlato molto spesso nei miei video, però ci sono anche dei nuovi iscritti che saluto e che ringrazio tanto, e quindi mi sembra giusto inserirla perché proprio all'interno del mio guardaroba profumato le fragranze leggermente speziate non sono molte, e tra queste sicuramente c'è il mio amato Coco Eau de Parfum di Chanel. Allora, Coco è una fragranza figlia del suo tempo, degli anni 80, quindi appunto è una fragranza del 1984, un capolavoro creato da Jacques Pauge, ed è un profumo che è molto particolare, difficile da spiegare in maniera sintetica, molto strutturato, complesso e sfaccettato. È un profumo che ha delle caratteristiche vicine alla tipologia dei cipre, ma contemporaneamente è anche un floreale ovviamente, e ha una piramide abbastanza ricca, strutturata. Contiene delle note di rosa bulgara, chiodi di garofano, sandalo, abbiamo il coriandolo, l'ambra, il gelsomino, la fava tonka, la vaniglia, l'opoponax, lo zibetto. Come vi dicevo, il profumo, questo profumo, ricorda moltissimo, soprattutto nella sua apertura, questo ovviamente è il dry down, che è la cosa che amo di più in assoluto. Nell'apertura questa fragranza può ricordare proprio la forza e, appunto, torno a ripetere, la robustezza dei cipre degli anni 80, che avevano anche un lato un po' maschile, un po' ruvido, amaro, come per esempio il Paloma Picasso, il Maginoir, comunque fragranze tenaci, forti, e quando spruzziamo Coco l'impressione immediatamente è quella, però basta aspettare pochi minuti affinché il profumo si dischiude e si riveli per quello che è una fragranza più floreale ambrata che cipre. E soprattutto è una fragranza che poi, diciamo, riscaldandosi tira fuori una dolcezza che è inconfondibilmente femminile. Poi è chiaro che chiunque è libero di indossare qualsiasi profumo desideri, però secondo me appunto poi assume delle sfaccettature di dolcezza fiorite, deliziose, bellissime, assolutamente femminili. Profumo deciso ma anche gentile e morbido, e che io indosso quando voglio proprio un booster, visto che è la parola del momento, di sicurezza di me stessa. Fragranza bellissima, io vi invito ad andarla a sentire, anche se è una fragranza appunto degli anni 80, quindi un po' retro, anche se per me certi capolavori non hanno età. Parlando sempre di vaniglie un po' speziate, legnose, faccio un piccolo cenno anche alla Vanille di Reminiscence, che praticamente insieme a Mon Guerlain è il mio profumo firma, cioè il profumo che indosso sempre da quando ce l'ho. È un profumo che mi ha fatto sempre innamorare di lui. Anche lui è un profumo che contiene una quantità di materie prime di vaniglia, cioè legate alla vaniglia, impressionante. Abbiamo appunto la vaniglia, il fiore della vaniglia, davvero una fragranza strepitosa, ed è una vaniglia un po' speziata, talcata, con note di eliotropio, è davvero stupenda. Appunto, secondo me è anche può piacere anche a chi ama i profumi leggermente speziati. È un eau de toilette, ma la durata è fantastica, pari all'eau de parfum di oggi. Se parliamo di profumi orientali e speziati, non posso non parlarvi di lui, di un profumo storico che è un'opera d'arte, un monumento della profumeria, e che pare sia stato, se non il primo, uno dei primi profumi orientali della storia. Sto parlando di Shalimar di Guerlain, fragranza meravigliosa che io posseggo da anni e, diciamo, per essere onesti, non indosso tanto spesso, ma è un profumo meraviglioso che mi ha fatto innamorare dei profumi in generale, insieme ad Arpège. Su Shalimar ci sarebbero da dire tantissime cose, ci sarebbe veramente sarebbe il caso di fare una recensione tutta dedicata a lui, e infatti sto pensando a un video dedicato ai miei profumi Guerlain, un video proprio per gli appassionati di profumeria, bello lungo, corposo, con tanti dettagli
ma in questo caso diciamo mi voglio concentrare più sulla fragranza. Allora, il flacone è spettacolare, anche il flacone è in se stesso un'opera d'arte, ha tutta una storia alle sue spalle che vedremo appunto in un altro video. Come vi dicevo, Shalimar è una fragranza tutta da scoprire, è un capolavoro, è una fragranza fatta di luci ed ombre, di contrasti, come se fossero più fragranze in una, e poi ha un'evoluzione pazzesca, cioè davvero un capolavoro. Ha appunto un'apertura agrumata, molto strong, proprio una sferzata speridata importante. Abbiamo poi nel cuore, abbiamo l'iris, il vetiver, il somino, la rosa, una base incredibile di incenso, vaniglia, cuoio, opoponax, zibetto, papatonga, muschio. Questo è un profumo particolare, come vi dicevo, perché ha una componente esperidata forte, soprattutto all'inizio, ha una componente talcata, fiorita, estremamente femminile, ma anche una componente quasi virile, maschile, appunto con questo accordo terroso, cuoiato, animalico. Però tutti questi elementi, tutte queste fasi che il profumo, diciamo, ha nella sua evoluzione, poi fanno capo, è come se andassero a impreziosire quella che è, diciamo, l'anima del profumo, che è data dalla vaniglia. Infatti la vaniglia è proprio la nota principale di Shalimar, è la protagonista indiscussa di Shalimar, una vaniglia legnosa, una vaniglia per me straordinaria, e per me proprio la vaniglia, proprio la vaniglia che io preferisco di più in assoluto. La vaniglia si dischiude e si fa sentire insieme a, ovviamente, a tutta un'altra serie di sentori come la fava tonka e le spezie, soprattutto nel dry down, che per me è magico. Il dry down per me è favoloso, una vaniglia legnosa bellissima. Ovviamente per arrivare al dry down la fragranza, diciamo, attraversa varie fasi, come vi dicevo. Non è una fragranza semplice, io ce l'ho da ormai da circa 5-6 anni, ma come vedete è praticamente intatta, perché non è una fragranza da indossare con nonchalance, cioè una fragranza impegnativa, un capolavoro che richiederebbe, secondo me, diciamo, occasioni di un certo tipo. Però per gli amanti e gli appassionati del mondo della profumeria questo è un passo, diciamo, indispensabile, è davvero un pezzo di storia in un flacone. La durata secondo me è davvero importante, soprattutto il dry down, come vi dicevo, perdura a lungo sulla pelle ed è meraviglioso. È davvero, Shalimar per me probabilmente ha un fascino che è difficile da eguagliare. Ok, queste erano le mie fragranze orientali speziate preferite, che comunque ho nella mia collezione, eccetto Aromatic Elixir, ma quello comunque l'ho a casa in Sicilia. Però per chi fosse invece appassionato e cercasse fragranze proprio più rivolte verso l'Oriente, quindi fragranze orientali più, diciamo, marcatamente rivolte appunto all'Oriente, vi voglio parlare di tre fragranze che secondo me sono stupende, e sono la prima Alfeti. Io, diciamo, questa tipologia di fragranze che vanno soprattutto di moda adesso, che quindi contengono l'oud, il legno d'agar, non sono delle fragranze che rientrano nei miei gusti, ed è per questo che di fatto non ve ne parlerò in maniera più specifica e approfondita, però sono delle fragranze comunque molto molto valide. Ad esempio Chaga Food è davvero una superstar in questo senso, con questa nota dolce, ma che contiene anche l'oud. Appunto, tra questi profumi quello che ho sentito, ho avuto modo di sentire, di apprezzare, è Alfeti di Penaligons. Questa è una fragranza stupenda, molto complessa, strutturata, che contiene delle note molto pregiate, delle materie prime molto pregiate, come proprio la rosa di Alfeti, rosa nera, intensa, vellutata, super sensuale. Ed infatti Alfeti è una fragranza che, pur avendo una piramide molto strutturata e complessa, diciamo che è tutta secondo me costruita intorno alla nota di rosa e di oud, ma abbiamo tantissime altre note come la noce moscata, lo zafferano, che appunto sono tutte delle spezie equilibrate, quindi proprio costruite in maniera sapiente intorno a, appunto, a queste note di oud e di rosa. È un profumo fortissimo, molto denso, forte, diverso dalle altre fragranze di Penaligons che ho provato, che sono invece molto ariose, eteree.
Alfeti è invece una fragranza capace di praticamente inebriare una stanza soltanto aprendolo, cioè soltanto praticamente stappando il flacone. In questo caso dico stappando perché ho una miniatura che mi è stata regalata da Mirko, tra l'altro, che saluto, e quindi ha davvero una durata, una longevità, una forza davvero da sottolineare, perché è fantastico da questo punto di vista. Devono piacere i sentori proprio marcatamente orientali, quindi l'ordegno d'agar, rosa, questo accordo tipicamente orientale, ed è un profumo unisex, quindi la rosa non significa che sia un profumo rivolto solo alle donne. Tra l'altro la nota della rosa insieme all'oud è un accordo tipicamente più forse maschile nel mondo orientale che femminile. E sempre su questo genere ho anche provato Santal Royal di Guerlain. È una fragranza che appartiene a una collezione, tutta una linea ispirata appunto al mondo orientale, e ho potuto provare Santal Royal, come vi dicevo, e anche Ambre Eternel. Santal Royal mi ricorda molto Alfeti, perché anche lui è costruito intorno all'accordo principe dell'Ennio d'Agar e della rosa, ma abbiamo anche degli accordi fioriti, abbiamo il gelsomino, c'è anche il sandalo ovviamente, ed è una fragranza che piace moltissimo. E invece Ambre Eternel è una fragranza più ambrata, con sentori più animalici. Abbiamo una nota infatti di ambra grigia al suo interno, ma non soltanto, sono profumi opulenti, densi, molto molto persistenti, quindi se vi piace questo genere di fragranze io vi consiglio di sentirli in qualche modo. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, il video di oggi finisce qui, ci vediamo al prossimo video, ciao!